confermata la cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Da una tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati, taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera, che ha l'importante compito di aggiornarvi, di informarvi alla nostra maniera e di farvi poi un po' di buona compagnia. Oggi dedico la mia apertura, la mia copertina a un giornalista, si chiama David Parenzo, molto conosciuto. È importante che io dialoghi, seppur virtualmente, con lui, visto che questo signorino non mi dà mai l'opportunità di avere un colloquio civile, aperto, democratico. Non si confronta mai con me sui contenuti, la mette sempre sulla rissa. Anche venerdì scorso sono stato ospite della trasmissione La Zanzara, sono andato perfino a Milano invitato dal padrone di casa Giuseppe Cruciani. Lui è abituato a offendermi, si lava spesso la bocca, mi riferiscono, poi io vado a controllare il giorno dopo, perché io sono in concomitanza con la diretta dell'altra mia trasmissione, perché oltre a questa rubrichetta, L'opinione di Enzo Spatalino, io conduco una trasmissione in diretta dalle 7 alle 8 con ospiti in studio, con telefonate del pubblico, quindi non lo posso seguire. Lui, ve lo giuro davanti a Dio, è di una scorrettezza unica. Mi ha anche denunciato 3 anni fa, mi sono difeso, ha perso su tutto il fronte e non lo dice ai suoi seguaci. Il signor David Parenzo, per le note vicende che coinvolsero la mia vecchia trasmissione, avevo ospite il buon Maurone di Mantova, offende e guai a dirgli qualcosa, perché lui ha la querela facile, il signor Parenzo. Sicuramente qualcuno lo avvertirà. Parenzo, ti devi solo vergognare.
Hai visto cosa stanno scrivendo su di te? Centinaia e centinaia di commenti. Io se fossi in te mi vergognerei, mi chiuderei in casa e non uscirei per un paio di mesi. Ma tu hai una faccia tosta. Dall'alto della tua posizione tu sei abituato ad offendere sempre. Svincoli. Non ti confronti sui contenuti. E allora io ti devo dire oggi, con rispetto e con educazione, perché io so dove sta di casa l'educazione, ti devi vergognare innanzitutto per la figuraccia che hai fatto con Zelensky, con i famosi missili. Hai detto subito che erano di matrice russa, poi sei stato sconfessato, perfino Biden, presidente degli Stati Uniti, dopo poche ore disse che non era stata Mosca, ma d'altra parte anche un bambino l'avrebbe capito. Come poteva Putin rischiare tanto? Già è in crisi con l'Ucraina, andava anche a mandare i missili in Polonia. Da sola questa considerazione doveva farti riflettere. Quindi hai fatto una figuraccia. E ti do un consiglio. Vai a vedere quello che hanno scritto di te, affinché tu ti possa rendere conto del giudizio della gente, di quanto tu vali, signor Parenzo. Non offendere gli assenti, confrontati civilmente. Anche venerdì scorso io ero negli studi della Zanzara di Milano con Cruciani. Lui offendeva, e la sua abilità, ecco, io obiettivamente, sportivamente, ho sempre riconosciuto il valore dell'avversario, di chi non la pensa come me. Non ho mai offeso, ho cercato sempre, ve lo giuro, di controbattere, di confrontarmi, quello che non fa lui. Ecco perché si deve vergognare. Fra le altre cose, si parlò di un tipo strano, che io ho definito un tipo strano, quel nuovo parlamentare di colore, un ivoriano. E volete che non ci fosse nell'area della sinistra un personaggio più meritevole di quel signore? Adesso mi ricordo anche il nome. Signor Parenzo, non me lo ricordavo venerdì, perché io lo confesso, non ho tanta familiarità con questi nomi strani. Abubakar Soumaoro, sei contento? Parenzo, sei contento? Abubakar Soumaoro, che tu tenevi a sottolineare che io non ricordavo il nome, tu lo sapevi, e hai detto che questo è migliore di me, che non c'è confronto, e io cercavo di farti capire che questo signore ha un curriculum un po' particolare, un po' strano. Ebbene, oggi vengo a sapere, lo confesso con grande gioia, soddisfazione, che c'è qualcosa che non quadra, c'è un'inchiesta che riguarda la mamma e la moglie di Abubakar Soumaoro. Pregherei la regia di offrire il contributo perché Parenzo possa vedere, possa documentarsi, perché lui è troppo impegnato, non ha tempo. Ma la mia opinione oggi te la devono mandare, perché Parenzo, ti do un consiglio amichevole,
devi essere più umile, più rispettoso, più educato nei confronti di chi non la pensa come te. Tu non hai alcun diritto di offendere, specialmente le persone assenti. Ecco perché ti devi vergognare. Questa è una lezione che ti do oggi dagli studi di Prima Free. Ricordo canali 170 e 231 del digitale terrestre. Dai regia! Eccolo qua, viene intervistato. È al centro il parlamentare ivoriano. L'indagine sulle cooperative gestite dalla moglie e dalla madre di Aboubakar Soumaoro. Si sono lamentati e hanno detto: noi senza stipendio, senza acqua, senza luce. Logicamente io ho detto ivoriano perché è di origini ivoriane, ma è italiano, altrimenti non poteva entrare in Parlamento. Questo è il signor Aboubakar Soumaoro. Sei contento? Parenzuccio, come lo dico bene. E questo sarebbe migliore di Enzo Spatalino. Ce ne vogliono 100 di Aboubakar Soumaoro per fare metà di Spatalino. Con tutte le mie miserie, ma io sono una persona onesta, moralmente ineccepibile. Mi fermo una manciata di secondi per i nostri suggerimenti commerciali e dopo devo dire qualcosa ad Enrico Letta, ai compagnucci della sinistra che anche in queste ore si stanno distinguendo alla grandissima. Grazie. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Mete e obiettivi. La tua guida è una voce che riecheggia dentro di te. Tutto è possibile. Il progetto di una nuova casa o la sua ristrutturazione a volte sembra impossibile, a volte spaventa. Noi di Callegaro Costruzioni capiamo le tue necessità e le tue aspettative e prenderai col nostro aiuto le decisioni migliori. Renderemo il cantiere e le nostre lavorazioni di ultima generazione un'esperienza unica. Insomma, non sarai mai solo. Callegaro Costruzioni, una mano all'ambiente, una al sogno di una vita. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free ed Internet. Saluto tutti gli amici della Zanzara. Qualcuno sicuramente mi vedrà questa sera. Dite a Cruciani che parli con il signor David Parenzo e che gli dica da parte di Enzo Spatalino che si deve vergognare per la doppia figura di cacca che ha fatto con Zelensky e con Aboubakar Soumaoro. Se avesse un po' di dignità non uscirebbe di casa per mesi, si dovrebbe nascondere. Ma lui ha una bella faccia tosta, è un provocatore nato. Adesso devo dire qualcosa ad Enrico Letta. Signor Letta, ma lei si è visto allo specchio, con tutto il rispetto che io le possa e le debba portare. Anche voi, invece di confrontarvi sui contenuti, attaccate all'avversario, la stessa disciplina di partito, quello che fa David Parenzo lo fanno tutti a sinistra. Avete visto le critiche che hanno rivolto alla povera Giorgia Meloni?
rea, colpevole il presidente del Consiglio di aver portato la figlia a Ginevra con lei a Bali. Ma lei deve fare anche la mamma. Vedete, perché sono cattivi, rancorosi. Alberga, ve lo giuro su Dio, nella maggior parte dei sinistri, tanta cattiveria. Ce l'hanno con l'avversario politico a prescindere. E allora fai vedere questa apertura meravigliosa. Grazie. Attaccano la Meloni sulla figlia. È proprio vero, la mamma dei comunisti è sempre incinta. I giornali di sinistra criticano il premier perché porta al vertice di Bali anche la sua bimba. Le presunte femministe la sfottono e lei, giustamente, le stronca. Come cresco Ginevra non è affar vostro. Opposizione ormai disperata. Sinistra contro Giorgia perché ha portato la figlia con sé a Bali. E lei ha risposto seccamente: sono affari miei. Brava, brava Giorgia, sono con te, hai la mia solidarietà e sono convinto che hai anche la solidarietà della maggior parte degli italiani. Il PD ormai è alla canna del gas, perché loro, invece di confrontarsi, di attaccare l'avversario su determinati provvedimenti, vanno a vedere le questioni familiari. Non hanno la testa a posto. E allora, in omaggio ad Enrico Letta, a David Parenzo e agli altri compagnucci, dedico il mio finale. C'è una bella locandina con delle espressioni dei volti, vedrete, spicca quello di Enrico Letta, poi c'è Laura Boldrini, Roberto Speranza, la Serracchiani, altra intrepida, pidina, e poi a seguire c'è un piccolo video che riguarda il tramonto del Partito Democratico. Dai, regia. Ce l'avevo in ghiacciaia questa locandina. Nella ricorrenza del 2 novembre commemoriamo il PD deceduto il 25 settembre 2022 dopo una lunga e straziante agonia. Qui vediamo Enrico Letta andando verso sinistra, Roberto Speranza, la Serracchiani, Laura Boldrini. PD sta per partito defunto e vai con il tramonto più bello mai visto in Italia. Bene, avete visto, avete ascoltato. Ah, io penso che per oggi, per il momento, possa bastare. Ritornerò a parlare virtualmente con il signor Parenzo, perché siccome lui quasi tutti i giorni parla di me, mi offende senza darmi la possibilità democraticamente di poter replicare. Quelli sono gli uomini di sinistra. Si devono vergognare, ma si deve vergognare per la doppia figura di cacca che ha fatto con i missili ucraini e con Abubakar Soumahoro. Hai visto, Parenzo, come lo dico bene? Abubakar Soumahoro. Grazie per la cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie alla nostra struttura tecnica per la parte tecnica. Arrivederci.